capelli. Si vede? Questa volta la parrucchiere. Allora, presto che tardi, oggi ho deciso di parlarvi della mia hair care routine aggiornata. Ovvero, che cosa sto usando ultimamente per i capelli. Allora, veniamo subito al dunque perché sono lunga, lo so. Mi credete che non so da dove cominciare? Volevo fare una premessa, per ora la premessa mi sfugge. Premessa rapida. Sì, mi sono ricordata la premessa. Allora, premessa rapida. Come ben sapete, i miei capelli necessitano di tanta roba in testa per mantenere un buon riccio. Anzi, oggi li vedete così, sono appena uscita dallo shampoo, appena finito di fonare, ho ancora una nuvoletta di calore. E hanno bisogno quindi di un prodotto bello corposo. Mettevo la schiuma di cui vi ho parlato nei top del mese scorso. Vi ho parlato nei top. La schiuma dell'Erbolario costa un botto di soldi, la schiuma della Provo. Però purtroppo a lungo andare a me la schiuma secca tantissimo. Mi fa un riccio ye, però mi secca tanto. E quindi io comunque continuavo a cercare un prodotto sostitutivo, quindi una crema leave-in. Mi ricordo all'epoca ai food del non bio utilizzavo la Sunsilk, mi ci trovavo bene, però purtroppo non la posso più usare. Vuoi per il nickel, vuoi perché non è bio, niente, nada. Ma perché vedo storto? No, ma c'è sempre qualcosa che non va con sta videocamera. Cioè, io guardo diritto, ma mi sembra che guardo di là, vabbè, non fa niente. Comunque, sono uscita finalmente, viva, 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 viva e viva, a trovare una crema leave-in, un pappone di una corposità abnorme e sono finalmente felice. Per ora, che mi stancherà. Ma oddio, finché non troverò altro non mi potrà stancare. Poi mi ci trovo benissimo, allora vi faccio vedere subito. La mia hair care routine, facile, rapida e veloce. No, rapida e veloce no, però la mia hair care routine. Allora, prima cosa, shampoo. Come ben sapete, io utilizzo BioCap, shampoo ristrutturante per capelli tinti. I miei capelli non sono tinti, ma sono mesciati, però insomma siamo lì. E quindi, ed è bio ed è Naked Tested. Poi, subito dopo, io metto una maschera. In questo periodo sto utilizzando la maschera di Giada Cosmetics. Sì, allora ho scoperto questa marca, non so se è un nuovo brand, se è un brand nato da poco, se è un brand che già c'era e io non conoscevo. Fatto sta che ho scoperto, grazie a vari tamtam sul web, di questa nuova casa, nuova, non so, di questa casa cosmetica che avrebbe lanciato tutta una linea bio di prodotti per capelli e non ci posso credere, Naked Tested. In tutto questo lancio erano e sono 2, 4, sono... Quanti prodotti sono? Volumizzante. Sono 5 prodotti. Io l'ho acquistata appena uscita sul sito, quindi ho giustamente, voi sapete come sono fatta, ho approfittato dell'offerta del pacchetto pieno e ho preso tutti e 5 i prodotti. Uno lo sto usando poco, molto poco. Lo userò, però per ora non me ne posso proprio parlare perché l'ho usato sì e no una volta. Sto usando gli altri 4 e fanno parte attualmente della mia hair care routine settimanale. Barra giornaliera se c'è bisogno di ritocco. Allora, shampoo ho già parlato della BioCap. Passiamo alla maschera. Dopo lo shampoo, sciacquo, faccio la maschera. La maschera che sto usando è questa di Giada Cosmetic, di cui appunto vi ho appena detto, maschera nutriente per capelli secchi, trattati e sfibrati ed è Naked Tested. Eccola qua. Allora, vi dico già molto rapidamente perché poi magari ve ne parlerò nei prodotti finiti. Perché sto storta? Allora, la luce è pessima. Io oggi non sapevo come fare, quindi ho spostato le mie tende rosa, ho messo le tende bianche. Ho acceso tutte le luci, ero gialla, perché oggi c'è un sole pazzesco e quindi ho tutto il riflesso giallo in faccia, non so se si vede. A tratti sembro rosa perché c'è invece il riflesso della tenda rosa che ho spostato, ma c'è ancora. Vogliamo un velo. Comunque, alla fine ho spostato le luci, quindi oggi ho una luce lì, basta. Comunque, maschera nutriente per capelli secchi, Giada Cosmetic, è la maschera che sto utilizzando, la finirò, ve ne parlerò.
tornerò a Lomia. Però non è che mi ci trovo male, mi ci trovo bene, ma sto preferendo Lomia. Comunque l'ho usata, cioè l'ho comprata e quindi si usa. Si usa perché poi non è che mi ci trovo male e la sto usando per disperazione. No, mi trovo bene, però se devo fare un confronto preferisco sempre le mie amate creme maschere dell'Omia. E quindi dopo lo shampoo, al care routine, io utilizzo la maschera. Eccola qua. Dopo la maschera, a capelli ben pieni e grondanti d'acqua, ovviamente la maschera, pettino, eccetera, eccetera. La spazzola che utilizzo è questa ed è la Dessata. Da notare è l'adesivo con la mia iniziale, la Dessata. Eccola qui. E questa è la spazzola che io utilizzo solo ed esclusivamente quando ho i capelli bagnati, perché durante la settimana che voi pettino acqua è impossibile. E non si pettinano i capelli ricci, si muovono con le mani ed è più andata. Quindi, capelli grondanti d'acqua, io metto il gel per capelli ai semi di lino di Franci Bioculture. Eccolo qua, Bioculture. Ovviamente, come già ve ne ho parlato tantissimo perché c'è scritto in linea Vumo, andate ai miei video precedenti, se no questo dura un casino, siamo già a 6 minuti. E niente, metto questo che non è nickel tested e cerco di non toccare la radice, quindi parto da giù. Qui incomincia il mio metodo di styling, che non so se vi piace come vengono i miei capelli, ovviamente nell'arco del tempo stanno cambiando, quindi spero che prima o poi si riprenderanno del tutto e ritornerò ad avere una testa così come ce l'avevo un tempo prima dei 10-20 anni di stirature che ho fatto. Torniamo a noi. Allora, vi dico come metto io i prodotti, e ci sono due varianti, ovvero gli stessi prodotti li metto in due modi diversi: se ho tempo, se non ho tempo, se ho voglia, se non ho voglia. Allora, se ho tempo, questo è il metodo. Prendo il mio fantastico gel ai semi di lino di Franci Bioculture, mi metto lì, alzo tutti i capelli, ciocca ciocca, prendo una ciocchettina alla volta, mi riempio le mani di gel e passo, altra ciocca, passo, fino a riempire tutta la testa, ovviamente non toccando la radice perché sapete bene il mio problema. E quindi metto quintali e quintali di roba. Una volta che ho finito, scrancio. Finito? No! Dopo passo alla crema, il mio fantastico leave-in di Giada Cosmetic, ed è questa crema modellante ricci, ve la faccio vedere, io la amo. Allora ragazzi, questo è un prodotto molto particolare perché è di una consistenza... Io ancora non ho trovato un termine adatto per questa consistenza, non so se si riuscirà a vedere, ci provo. È un... cioè è proprio, no, non si vede, ma è di una consistenza super stra iper cremosa, non vi so spiegare, è un pappone, c'è proprio un buon odore, non ve lo so spiegare, è un mega pappone, cioè è denso, è cremosissimo, è di quelle cose che così. Ora, la casa cosmetica, così come tutte le recensioni che ho visto sul web di questo prodotto, dicono di metterne poco. Io non ne metto poco, anche se è talmente corposa che secondo me questa campa 100 anni, sto boccione, sono 200 ml, io ne metto tanta, confesso, cioè io non ne metto pochina e scrancio a caso, cioè io ne metto... Ne prendo, insomma, così, passo nelle mani e anche qui, finito di mettere il gel ai semi di lino, io rialzo di nuovo tutto, riprendo ciocca ciocca e passo, mi tiro giù tutti i capelli man mano che ho finito. E faccio veramente un bel pienone di prodotto. Però ripeto, nel caso voi abbiate già acquistato questo prodotto o siete intenzionati ad acquistarlo, provate prima un po' alla volta, non fate come me, perché io ho davvero un capello che... mania di tutto, e quindi, tranne gli oli, e quindi a me non fa nulla metterne tanto. Ho letto di ragazze che ne hanno abbondato e si sono trovati i capelli unti, li hanno dovuti rilavare, insomma il dosaggio è sempre, come si dice, è sempre individuale, quindi bisogna sempre testare. Io sono stata fortunata perché, essendo abituata a prendere le vagonate di roba e metterla in testa, non ci ho pensato a dosarla, quindi l'ho dosata nel mio metodo abituale e mi è andata bene, non si sono unti, eccetera, eccetera. Comunque, e
questo è il metodo se ho tempo e se ho voglia. Se non ho tempo e se non ho voglia, c'è il secondo metodo, ovvero sempre il gel per prima, sempre la crema dopo il gel, ma in questo caso utilizzo la spazzola, ovvero mi riempio le mani di prodotto, metto su tutta la testa, ovviamente testa in giù, tutti i capelli bagnati, metto dovunque, spazzolo. Poi ancora faccio un'altra passata, metto un po' dovunque se mi rendo conto e c'ho il pensiero che non è andato dappertutto, spazzolo. Questo perché? Perché con la spazzola comunque il prodotto si distribuisce bene un po' dovunque. Io preferisco sempre ciocca ciocca. Oddio, preferisco anche quest'altro metodo, perché comunque, insomma, non vengono male. Però a volte capita che magari mettendo con la spazzola non sia comunque ben distribuito come quando lo metto ciocca ciocca, e quindi poi dopo l'asciugatura mi ritrovo a dover rimediare, e vi dico anche come. E questo è il metodo, questo è il modo in cui io praticamente lavo e asciugo i miei capelli, è quello che ci metto su. Poi non è finito, perché utilizzo lo spray volumizzante, sempre di Giada Cosmetics, eccolo qua. Allora, questo prodotto è testato al nickel, fortunatamente, quindi posso metterlo sulla cute, quindi posso metterlo sulla cute. Di conseguenza, che cosa faccio? Dopo aver messo tutti i vari, dopo aver messo l'olio, dopo aver messo la crema, mi tiro su, incomincio, apro e spruzzo, apro, divido, spruzzo, apro, divido, spruzzo, e faccio in modo che questo arrivi su tutte le radici, diciamo su tutta la testa, tutta quanta. Massaggio ben bene in maniera che il prodotto agisce su tutte le radici, perché comunque per quanto tu apri e spruzzi non riesci mai a prendere tutta la testa, invece massaggiandolo lo spargi. E basta, questo è fono, testa in giù, asciugo i capelli, li scrancio mentre li asciugo. Questo è uno degli asciugamani, in questo caso è arancione perché quello rosa è bagnato, quindi ho preso questo. Infatti voi stavate dicendo, come mai è un asciugamano arancione? Questo che è di licra, no, che è di microfibra. Utilizzo questo mentre praticamente... mettendo così tanta roba in testa, può capitare che ce n'è troppa. Allora io che cosa faccio con questo? Asciugo così col fono, di conseguenza l'asciugamano inizia a succhiare acqua, ci vuole meno tempo per asciugare, il capello si stressa meno con il fono e risolvi rapidamente anche l'asciugatura. E che altro? Basta. Poi, diciamo, styling giornaliero, utilizzo lo spray anticrespo sempre di Giada, mi sto trovando bene, eccolo qua. E siccome oggi ho fatto il metodo con la spazzola, però quando sono emersa dall'asciugamano e dal fono c'erano alcune ciocche che non erano state colpite per bene dall'olio, dal gel e dalla crema, e quindi mi sono spruzzata lo spray anticrespo dovunque, nuovamente scranciato con l'asciugacapelli, e fatto, basta. Ora, non lo so se a voi il mio riccio piace, io vi dico quello che uso, io vi dico quello che faccio. Purtroppo il mio capello è sottile, quindi non riuscirò mai ad ottenere un ricciolone, delle cioccone enormi, perché giustamente ci manca proprio la materia prima, diciamocelo. Però insomma mi sto accontentando e niente, sono felicissima di aver trovato questo prodotto. Cioè, io questa crema, voi non avete idea di quanto la cercassi come una dannata, perché la trovi nel non bio la crema leave-in, la trovi anche nel bio, la fa, come si chiama, la fa la saponaria, il balsamo leave-in, una cosa del genere. Ma io purtroppo non potevo usarli perché non erano nickel tested, e quindi insomma non potevo abbuddarem, metterem, insivarem tutta la testa. Adesso si può. E basta, questo è quanto, 14 minuti ce l'ho fatta, questo è ciò che io faccio per i miei capelli ricci per ora, perché praticamente ogni settimana cambio, penso che questi non li cambierò per parecchio tempo, però non si sa mai, chi vivrà vedrà, chi mi seguirà saprà. E basta ragazze, questo è tutto, mille baci baci, non ho iniziato a lavorare da Footlooker, sappiate, ma è una camicia che ho comprato da H&M l'anno scorso. Ci vediamo al prossimo video, mille baci baci, ciao!